Salve amici e bentornati sul canale, io sono Maria Chiara e come sempre un bacione davvero grandissimo a tutti voi. Bentornati sul mio canale YouTube, facciamo un salto in libreria Maria Chiara De Baptistis, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, lasciate sotto commenti che aspetto. In merito alla chiacchierata di oggi, perché oggi andiamo a chiacchierare di tutti i libri, questo mese sono di maggio, veramente orgogliosa e soddisfatta perché ho letto 6 libri e mezzo, perché uno lo devo terminare, quindi 6 libri e più, sono molto orgogliosa e soddisfatta anche perché ci sono anche 2 bei mattoncini, e sono molto contenta. Quindi lasciatemi scritto sotto nei commenti poi se avete letto qualcuno di questi libri o se vorrete magari in futuro leggerli, proprio perché magari ve ne ho parlato io, perché no. Allora, io sono qui, ho fatto le varie premesse, oggi succo fresco, però con le tazze, io anche per l'estate le utilizzo anche per bere roba fredda, perché ne ho talmente tante di tazze che quindi le usiamo tutto l'anno, anche per le bevande fredde. Allora, oggi è caldino, abbastanza ma non troppo, quindi giusto, io sono ancora raffreddata, tosse, raffreddore alla grande dalla live. Allora, per la live, da adesso in poi nella possibilità, o una volta al mese o ogni 2 mesi vorrei, desidererei fortemente fare live, perché mi sono divertita e mi è piaciuto moltissimo. La prima live l'ho fatta con Monia sul canale di Monia un paio di mesi fa, avrei dovuto fare la live il 1° giugno con Monia e Sebastiano, ragazzi un bacione, siete fortissimi. Il problema l'ho creato io, cioè il mio telefono, praticamente non, perché l'ho fatta da telefono la live, praticamente ci sono stati dei problemi tecnici con i link, senza che entro nei dettagli, e quindi io ho dovuto fare la live da sola e Monia e Sebastiano, vi invito ad andarla a recuperare sul canale di Monia, la loro live, l'hanno fatta sul loro canale. Di cosa abbiamo parlato in live? Lo dico per chi non l'ha vista, ma potete recuperarla qui sul mio canale. La live è stata salvata e registrata da YouTube direttamente, quindi la trovate. Abbiamo parlato della TBR, quindi i libri che quest'estate abbiamo voglia di andare a leggere. Allora, io faticherò un pochino, e, perché essendo raffreddata capite bene che parlare di tutti questi libri, perché sono... come sempre gli aggiornamenti di lettura e le letture in corso, sono tutti i libri che ho letto e poi ci sono i libri che sto per iniziare a leggere. Però mi dovete perdonare, ho dimenticato anche i fazzoletti, non so se c'ho, sì, ho un pacchettino di fazzoletti, sono raffreddatissima, ma proprio perché sono andata ad un concerto, mi sono divertita tantissimo, c'era Achille Lauro, il concerto è stato di Achille Lauro, Alfa e Clara di Mare Fuori, che canta anche, e poi il concerto è stato intervallato da musica, diciamo che mi ha fatto ballare, musica danzereccia, e questo è il risultato. Però ne è valsa la pena di avere il raffreddore, perché mi sono molto divertita a quel concerto, quindi spero in altri concerti al più presto, sperando che non mi torni il raffreddore dopo post concerto. Quindi che vi volevo dire, io vi parlerò abbastanza velocemente, sperando nella voce migliore per approfondire, perché voglio fare un video di approfondimento su alcuni di questi libri, quindi vi parlerò delle mie letture. Io partirei con un libro leggero, allora, Il cuore uno zingaro di Bianchini. Allora, Luca Bianchini è un grande, mi piace tantissimo, lo conosco dal vivo, l'ho sentito più di una volta quando vivevo a Roma, andavo in alcune librerie quando lui presentava i libri che poi ci hanno fatto i film, Io che amo solo te, i libri quelli ambientati in Puglia, La storia d'amore, no? Dove nel film c'è Scamarcio. Lui è molto molto accattivante, acchiappa proprio l'attenzione, mi viene da dire acchiappa, è simpatico, e quindi quando con Monica, che saluto della libreria Libri Parlanti, abbiamo detto leggiamolo per il gruppo di lettura di maggio, non mi sono tirata indietro, ho detto perché no, una lettura leggera, ma tra l'altro un giallo, e io assolutamente non mi aspettavo scrivesse dei gialli, quindi mi hanno consigliato
il libro precedente a questo, che è quello Le mogli hanno sempre ragione, mi sembra il titolo. Ho detto va bene, casomai se lo trovo all'usato, ragazzi, sicuramente se lo trovo all'usato lo vado a recuperare, oppure se lo trovo in biblioteca. Ma di cosa parla? Allora, intanto vi dico che se non avete letto il precedente potete leggerlo come ho fatto io tranquillamente. Cioè, comunque si capisce tutto, anche se alcuni pezzi non si capisce bene perché sto maresciallo, il protagonista è un maresciallo dei carabinieri che si chiama, ora io farò una confusione con tutti i nomi di questi libri, Gino Clemente, devo andare a rileggere più che altro, non tanto, non è un problema dirvi quello che mi è piaciuto o non mi è piaciuto dei libri e la trama, sono i nomi dei personaggi che mi sfuggono. Quindi abbiamo questo Gino Clemente che è il maresciallo dei carabinieri e loro si trovano da Polignano, è andato a Bressanone in Alto Adige, quindi siamo in Alto Adige. Belle le descrizioni anche dell'Alto Adige, che spero di andare, insomma, a visitare prima o poi. E quindi siamo a Bressanone, detta anche Brexin, mi sembra viene chiamata, sì. E quindi Bressanone e lui è andato lì dalla Puglia con sua moglie Felicetta, mi sembra il nome della moglie sia, sì. Cosa accade? Praticamente torna a Bressanone un cantante molto famoso, un cantante famoso che si chiama Gabriel Manero, cioè sa, già il nome sa di estate, di musica spagnola, così mi ha fatto questo effetto fresco di estate. Quindi questo Gabriel Manero ritorna a Bressanone dal Sud America, dal Messico, mi sembra si era trasferito all'estero e torna nel suo paese per fare un concerto e per riaprire la villa storica di famiglia. Allora, diciamo che Bianchini ha fatto un bel lavoro, quindi c'è una decina, sì, più o meno sono una decina di personaggi, è un po' un giallo, come ha definito anche lui, tipo un po' a stile Agatha Christie, nel senso una grande villa, festa e poi omicidio. Infatti, io che ho letto tanti libri di Agatha Christie, tanti suoi libri hanno questo stile. Questa linea, questo stile di scrittura, di ambientazione, questa non mi viene il termine oggi, comunque avete capito, incasellamento di eventi, chiamiamolo così, dove c'è una presentazione del personaggio che va a indagare, quindi capiamo più o meno chi è questo maresciallo, un po' la sua vita, un po' chi è, come Agatha Christie fa con Poirot, e poi da lì si snoda la storia. Descrizioni della villa, descrizioni della sera, della festa, di questo concerto, descrizioni dei vari personaggi che ruotano intorno a, già si capisce che morirà Gabriel Manero, al personaggio principale. Il giorno dopo questo concerto ci sarà una festa ristretta per pochi nella villa di Manero e il giorno dopo verrà ritrovato morto dentro casa sua. Da qui c'è tutta l'indagine del nostro maresciallo che naviga nel buio, come dire, va a tentoni nella nebbia, non riesce bene a inquadrare la situazione, quindi cosa accade? Chiede l'aiuto sotto copertura della sua amata collega che dalla Puglia sale perché aveva vissuto diversi anni a Bressanone, quindi conosce i luoghi e conosce alcuni personaggi di Bressanone e quindi chiama la sua collega in soccorso, in aiuto, che lo aiuterà effettivamente a scoprire poi chi è l'assassino. Beh, non posso dirvi oltre, è un giallo, è una lettura piacevole, mi sono piaciute le descrizioni dei personaggi, alcuni personaggi spiritosi, simpatici, fino all'ultimo non avevo ben capito chi fosse l'assassino o chi fossero gli assassini, non vi voglio svelare oltre. Ve lo consiglio, sì, è un libro da ombrellone, sì, quando girerò il video dei libri da leggere sotto l'ombrellone, il Cuore uno zingaro lo metterò sicuramente. Non vi aspettate letteratura ad alto livello, non vi aspettate che leggendolo, ah ma io mi aspettavo Dostoevskij, cioè parliamo di Luca Bianchini, chiaramente aspettatevi una lettura scorrevole, semplice. Comunque con un bel intreccio, un bel intrattenimento, ma non abbiate delle pretese, è ovvio, no? Questo cioè non è che posso dirvi ah, alta letteratura, dovete stare lì per concentrati perché no, è un libro di intrattenimento tranquillo,
leggero che secondo me, se avete voglia di leggerezza, non è banale, non è scontato, perché ci sono anche dei gialli che ho letto molto più banalotti, senza, ecco, poi se mi seguite sapete che ne ho letti diversi che mi hanno lasciato un po' perplessa. Questo, insomma, per essere un giallo scritto da un autore che ha iniziato da poco a svicolare da più o meno romance, scriveva a gialli, e è stato bravo secondo me, perché comunque ha fatto il suo bell'intreccio. Per cui, se volete una cosa leggera, comunque scritta bene, comunque che vi intrattiene, non vi aspettate Tillier. Mi viene da pensare Tillier perché vorrei comprare l'ultimo libro che è uscito di Tillier, scrittore di gialli francese. Poi vi mostrerò in un prossimo video un po' di gialli suoi che ho, però comunque è carino. Ora passiamo a un libro invece che secondo me siamo a livelli, beh, insomma, scritto molto bene. Io apprezzo molto l'autore che per la seconda, se non terza volta, ho conosciuto, ci ho parlato dal vivo, e parliamo di Walter Veltroni, ex poi sindaco di Roma. La condanna. La condanna, io, cioè, sarei qui ora a parlare della condanna perché ho sottolineato l'impossibile. Lo abbiamo letto anche questo, per il gruppo di lettura da libri parlanti, quindi l'abbiamo letto e l'abbiamo, cioè, sviscerato. Come dire, sono uscite fuori tante discussioni. Io sono felicissima di portare avanti questo gruppo di lettura da libri parlanti, perché apprezzo molto e saluto le persone che fanno parte di questo gruppo di lettura, perché sono lettori forti, lettori competenti, capaci. Mi danno delle dritte assurde, cioè mi consigliano dei libri fantastici, e ogni volta che c'è una discussione con loro è veramente densa e piena di ricca di significato. Quindi la condanna l'abbiamo parecchio chiacchierato. La condanna di cosa parla? Ce ne avrei da dire. Allora, io non sapevo che fosse accaduto un fatto del genere in Italia, così tragico, che è stato un po' insabbiato e un po' dimenticato, e Veltroni l'ha riportato a galla. Siamo nel 1944, quindi a guerra terminata. Donato Carretta, ex direttore del carcere di Regina Coeli, viene massacrato letteralmente, ragazzi. E se voi leggete queste pagine, e se vedete, io ho visto anche la presentazione a Castiglione del Lago di questo libro, dove Veltroni ha fatto proiettare delle immagini di un film che ha ricavato poi delle immagini realistiche, vere, di quello che è accaduto quel giorno. È da panico, è da brivido. C'è stato un processo, praticamente questo Donato Carretta è stato massacrato dalla folla per una sorta di scambio di persona. Cosa accade? Era stato fatto un processo per denunciare non Donato Carretta, ma aspettate, vi dico il nome perché io poi mi chi era il direttore del carcere di Regina Coeli. Era stato fatto questo processo per andare a denunciare, lui andava a testimoniare contro, oddio, non mi ricordo il cognome. Oddio, aspettate, il cognome di questo uomo che era lui l'accusato. Aspettate, perché purtroppo Caruso. Allora, Caruso era stato un personaggio che aveva fatto di tutto e di più, quindi veniva processato, e c'era anche lui quel giorno lì in aula. E parliamo, il luogo è il tribunale, appunto, detto Palazzaccio a Roma. Quindi pieno pieno a porte aperte questo processo, e c'era sia Carretta, che era l'accusato, che Caruso, che andava a testimoniargli contro, perché effettivamente Caruso ne aveva di accuse, no? Che succede? Viene rinviato il processo e Caruso, salvaguardato dai carabinieri, che esce dalla porta, da una porta esterna dietro, per non passare tra la folla inferocita, viene quindi, tra virgolette, salvato e mandato via. Una donna accusa invece, sbagliando, il nostro Carretta, che è appunto il direttore, ex direttore del carcere di Regina Coeli, dicendo che lui era uno, c'era stato da poco tutto
tutto quello che era accaduto alle fosse ardeatine, insomma, alla strage che c'era stata. Quindi cosa accade? Questa donna accusa Carretta di essere uno dei mandanti, uno di quelli che aveva dato delle liste di nomi di persone che dovevano essere poi fucilate o uccise lì alle fosse ardeatine. Quindi cosa accade? La gente, potete immaginare, noi veniamo da un clima di fine guerra, confusione, smarrimento, gente che aveva perso figli, genitori, mariti, mogli, insomma, la gente era arrabbiata, cazzata nera, ho detto una parolaccia, addio, e quindi aveva questo forte, forte dolore dentro, quindi la massa era inferocita, infervorata, quindi lo prendono di mira, quindi i carabinieri cercano in tutti i modi di cercare di salvare Carretta, ma io non vi voglio svelare che cosa accadrà perché è da film, tipo da film dell'orrore quello che accade a quest'uomo. La folla, praticamente, per farla breve, succede di tutto e di più, cioè se leggete queste pagine da brivido, verrà lui ucciso, ucciso dalla foglia e poi appeso a testa in giù, che è come si faceva insomma in quegli anni, purtroppo una cosa macabra a livelli proprio alti. Ma di cosa parliamo? Di Veltroni, come narra questa storia? Allora, io ho raccontato il fatto in sé, l'aneddoto in sé, che è appunto, spero di essere stata lucida e chiara, casomai chiedetemi chiarimenti sotto, perché sto andando a memoria, insomma. Cosa fa Veltroni? Non solo ci racconta nel dettaglio tutto questo accaduto, questo accadimento di ferocia estrema, di massacro contro una persona, diciamo, innocente, no? Ma ci racconta una storia nella storia in quanto lui inventa un personaggio che chiama Giovanni, che in più libri suoi ritroveremo il Giovanni, lui come protagonista spessissimo utilizza Giovanni come nome. E questo ragazzo, siamo ai giorni nostri, di nome Giovanni, che ha 24-25 anni, lavora all'interno di una redazione giornalistica. E lui deve andare a ricostruire, a prendere documenti, eccetera, eccetera, per fare un articolo a un tot di anni dalla morte proprio di Carretta. Questo Giovanni, questo ragazzo, inizialmente che fa? Come tutti i giovani di oggi, quindi parla anche di giornalismo, quindi mi è piaciuto moltissimo, anche perché parla un po' del giornalismo come era prima, come oggi. Che fa? Si mette alla scrivania e cerca di andare su Google a cercare. E cosa cerca? Il Carretta sbagliato. Il Carretta sbagliato perché c'è stato un Carretta, un altro, e se ne parla nel libro, un altro caso di cronaca allucinante, che negli anni 90, mi sembra, è stato poi ritrovato in Inghilterra, ha ammazzato la madre, il padre, il fratello e poi è scappato all'estero. Non entro nel dettaglio, una storia forte, macabra anche quella. E presenta l'articolo al suo direttore. Poi ci sarà anche una bellissima amicizia tra il direttore del giornale e il nostro Giovanni, questo ragazzo 25enne, da poco giornalista, cioè sta facendo pratica, che svelerà al ragazzo: guarda, sei stato molto bravo, mi piace come stai lavorando, perché non si era fermato solo a Google, era andato anche in giro, aveva scavato, era andato negli archivi, quindi insomma sapeva lavorare Giovanni, questo ragazzo. E il direttore però ha comunicato: no, tu devi fare una ricerca su un altro Carretta. Andiamo molto indietro nel tempo, quindi non negli anni, primi anni 90, ma nel 1944. L'ex direttore di Regina Coeli è stato massacrato dalla folla. Allora, questo Giovanni rimane sconvolto e si sente pure in colpa di aver fatto un lavoro che poi non era quello che a lui era stato richiesto. E da lì è un po' un romanzo inchiesta. Lui inizia a prendere documenti, a fare interviste, a indagare, a studiare, si fa aiutare da una sua amica. Beh, io ho sottolineato parecchio anche in questo caso, perché lui ritrova documenti, parla con persone varie ed eventuali, insomma, alla fine riesce, faccio la sintesi, riesce a fare un buon lavoro di ricerca per scrivere l'articolo sul povero Donato Carretta. Poi
Concludo perché ci sarebbe da dire, spero di essere stata chiara, di tutto e di più, quindi è romanzato assolutamente, ma è una storia di cronaca assolutamente reale e vera, andatela a cercare, è tosta. E da qui mi è venuta anche la voglia di dire, beh, vabbè, compriamoci un libro di storia contemporanea, dico bene o moderna, no, storia contemporanea. Andiamocelo a comprare un libro, l'ho comprato, lo devo iniziare, non ve l'ho mostrato, non ve lo mostrerò. Perché ho voglia anche di andare un po' a studiare dalla seconda guerra mondiale in poi, perché purtroppo a scuola ti fanno studiare fino alla seconda guerra mondiale, ma dalla seconda guerra mondiale a dopo c'è un mondo infinito che io non so adesso, ma almeno da noi non si studiava. E quindi poi sei ignoranti su fatti più vicini a noi. Magari sai tutto dei Sumeri e dei Babilonesi e dei Romani, ma non sai cosa è accaduto negli anni 60 in Italia, per dire. E quindi, insomma, vorrei un po' approfondire quando avrò modo. Da omicidio a omicidio passiamo a un giallo. Allora, per piacere. Per estremo piacere ho letto e ho amato anche l'audiolibro apprezzato, ho letto Ombre di Marco Vichi. Ecco qui il primo dei due mattoni letti. È un giallo con sfumature noir forte, ci sono alcune parti forti perché si parla di suicidio, stupro, omicidio, insomma. È tosto, ve lo dico, non tantissimo, però è tosto. Ci sono poi persone sensibili che magari alcune cose non riescono, no, a leggerle. Io ve lo dico. Per me, insomma, alcune parti sono state un po' forti, però insomma l'ho letto con piacere. Scritto benissimo, mi sono innamorata di Marco Vichi. Se mi conoscete lo sapete che attraverso questo libro ho scoperto un autore che mi piace molto. Mi piace come scrive, come descrive i luoghi. Le sensazioni che hanno i loro personaggi, cioè lui proprio è empatico, come dire, lui ti mette su carta cosa provano questi personaggi, non solo cosa fanno, no? Cioè non è solo una descrizione che si limita a è andato lì, si è preso il caffè, ha indagato attraverso l'intervista a tot persona. Lui entra proprio nei panni della persona e quindi ti dice che sapore aveva quel caffè, il pensiero che passava nella mente di quell'ispettore in quel momento, perché provava quella sensazione, eccetera, eccetera. Quindi entra molto nell'intimo dei personaggi che costruisce. Quindi io da adesso ho detto ok, Marco Vichi sarà la mia comfort zone. Tra un libro più impegnativo e l'altro c'è un filo in mezzo, così mi dà lo sprint giusto, un bel mattoncino, una storia intrigante. Si parla di letteratura, di libri, di editoria, anche di questo. Di cosa parliamo? Noi abbiamo un uomo che ha una casa editrice a Firenze, ambientata a Firenze, che aveva una profondissima amicizia con una donna che 5 anni prima si è suicidata. Quindi noi abbiamo questo come, no, come informazione. Lui va al mare, ha una moglie, questo nostro protagonista, che si chiama. Come si chiama lui? Ragazzi, io ve lo ripeto con i nomi: Luigi. Quindi abbiamo Luigi sposato con 2 figlie femmine. Va al mare dalla moglie a trovarla. Insomma, lui continuava a lavorare a Firenze, quindi faceva Firenze, Marina di Massa, mi sembra, vabbè, a Marina comunque al mare. Faceva avanti e indietro nei fine settimana. E in uno di questi fine settimana che raggiunge la moglie e le figlie, la moglie sta leggendo un libro, Fiori appassiti. Sì, Fiori appassiti. E lui, rapito dal titolo, dice: vabbè, mentre voi vi fate il bagno, io inizio a leggere questo libro. Inizia a leggere questo libro e a lui prende un colpo, e anche a noi che leggiamo perché è intrigante. Lui si ritrova nelle pagine di questo libro. Nel libro, la protagonista racconta di un'amicizia fortissima con un ragazzino. E poi si evolve il libro narrando la crescita di questa protagonista e tutto quello che accadrà a questa donna, collegato alla vita di Luigi. Quindi lui dice: ma questa è la mia amica che 5 anni prima si è suicidata, che ha scritto questo libro perché parla di me e lei, racconta aneddoti che solo io posso sapere. E da qui inizia il viaggio. Cioè lui un po'
editore vuole andare a scoprire chi è la casa editrice che ha pubblicato questo libro, che poi il nome è carino, Cambra Cocos, mi sembra. Sì, Cambra Cocos è l'autrice di questo libro, quindi non c'è il nome della sua amica. Poi dice: ma la mia amica è scomparsa 5 anni fa, io non sapevo che lei scrivesse. Come mai questo libro? Qualcuno l'ha scritto per lei? Quindi abbiamo tutto un mistero, ma scorre via, anche se sono 500, no, 500, scusate, 4, vabbè, 440 pagine. Scorre via come l'acqua perché è scritto benissimo, è intervallato da aneddoti della vita della sua amica scomparsa, e poi dobbiamo capire se è stato un suicidio o un omicidio. Quindi ci saranno indagini doppie, sia per capire come è stato pubblicato il libro, sia per capire se è stato un suicidio o un omicidio quello della sua amica. Bello, bello, mi è piaciuto, è stata una bella avventura, mi sono affezionata proprio ai personaggi. Leggetelo perché è un autoconclusivo. E io vorrò, non adesso, più in là, luglio, agosto, iniziare a leggere tutta i libri che riguardano il commissario Bordelli, mi sembra si chiama. E qualcuno di voi, che ringrazio, mi ha scritto che se inizierò a leggere Marco Vichi con il commissario Bordelli non lo abbandonerò più, e sono contenta perché ci sono tanti di libri che lui ha scritto. Io, ragazzi, sono felice di fare questo video, ma una fatica. Ora passiamo al tasto dolente di questo mese: un animale selvaggio di Dicker. Io penso che girerò un video a parte. Allora, perdonatemi sul gruppo Telegram, non sono stata bene, non ho avuto tempo, devo farvi ancora tutte le recensioni, ma io poi vi linkerò anche questo video sui libri che abbiamo letto insieme. Quindi, oltre al libro di Bianchini, abbiamo letto insieme anche Un animale selvaggio, quindi appena posso vi scriverò le recensioni. Allora, non mi va di dire troppo della trama perché, ripeto, ci farò un video special parlando di un animale selvaggio perché c'è tanto da dire, devo mettere ancora i miei post-it. Allora, Dicker secondo me ha perso un po' di colpi negli anni perché comunque inizialmente è partito col botto con La verità sul caso Henrik Berg, che ho adorato. Mi è piaciuto anche molto quel libro di quella famiglia, come si chiama? Aspettate, l'altro libro che mi è piaciuto tantissimo, il libro di Baltimore, bellissimo, La scomparsa di Stephanie Meyer, e mi è piaciuto. Poi mi è piaciuto un po' meno, l'ho trovato più romanzo rosa a momenti, L'enigma della camera 622. Poi, e lì ho iniziato a dire, boh, e era il 2020. Poi nel 2022, ragazzi, è uscito il caso Alaska Sanders, che c'era in libreria e ho abbandonato, però quello mi sembrava più intrigante. E poi è uscito questo qui. Allora, io i primi libri che leggevo, faccio così perché ormai l'età avanza, pure la cervicale, che vabbè, fa male pure il collo, ragazzi, distrutto. Occhi, occhi, dopo vado di occhi. Allora, io tutti i primi libri li faccio ridere, almeno, vabbè, chi come me commenti sotto che sta un cerotto. Allora, Joel Dicker, veramente, io compravo i suoi libri, vai, felice, contenta, con l'entusiasmo, perché li divoravo. Io questo l'ho letto, mi sono aiutata un po' con l'audiolibro, ma l'ho letto dicendo, vabbè, è una storia d'amore. Allora, non c'è così tanto da dire a livello di thriller, perché il thriller non è, si parla di comunque una rapina. Abbiamo due famiglie, un poliziotto con sua moglie e due figli, e una donna che fa l'avvocatessa, mi sembra, la nostra protagonista poi sarebbe Sophie, con suo marito che lavorava in banca, mi sembra, ricchissimi, con una casa di vetro spettacolare, con due figli. Si incastrano i destini di queste due famiglie perché si conoscono, mi sembra, i loro figli andavano a fare sport insieme, quindi diventano amiche queste famiglie, diventano amiche le mogli, e senza che vi svelo troppo, vabbè, dai, il poliziotto si invaghisce di questa Sophie, che è davvero magnifica, bellissima, con tutto un tatuaggio a forma di pantera su una gamba, elegante, cioè di tutto e di più questa donna. Ma la cosa sconvolgente è che poi Dicker
devi stare dietro a... E questo non mi è piaciuto del libro, cioè un po' mi piacciono i libri che fanno avanti e indietro nel tempo, ma questo troppo. Cioè, leggi un capitolo, dopo 5 pagine, che ne so, capitolo 1, capitolo 1.1, 10 anni prima, il capitolino dopo, 4 anni prima, oggi, una settimana prima, 3 giorni dopo, 4 giorni avanti, io vi giuro, cioè... Mi esce il romano, mi esce il romano poi. Io vi giuro, non ci ho capito niente. Nel senso, a un certo punto facevo: ma dove stiamo? Oggi, ieri, 3 giorni fa, un mese prima, 6 mesi prima. Sì, vabbè, l'ho capito, cioè, tranquillamente. Insomma, vado veloce perché io ho intelligenza proprio. Sono molto intelligente, quindi l'ho capito. Però, no, ragazzi, cioè, veramente, io penso qualcun altro avrebbe preso, avrebbe detto. Arrivederci e grazie perché mi ha un po' snervato questa cosa. Fatemi sapere sotto nei commenti. Questa è la cosa che più mi ha dato urto, perché poi la storia in sé, sì, carina, però è soprattutto Joel Dicker, se vuoi scrivere un romanzo d'amore, te lo dico io, scrivilo. Non ci mettere la rapina e il mezzo thriller, perché qua di thriller, di adrenalina, di... non c'è niente, cioè poco e niente. Quindi Joel Dicker, scrivici questo romanzo d'amore. Fallo, perché magari ti riesce pure bene. Fidati che ti riesce bene, perché qui poi si parla di triangolo amoroso, corna, io non vado oltre, ma neanche ve lo giro il video. Vabbè, vediamo, magari potrei girare un video da ridere su questo. Però ragazzi, cioè, io l'ho letto per carità, ma 20, 22 euro. Sono rimasta male. Vabbè. Passiamo a un libro che invece ancora devo capire se mi è piaciuto o no. Le perfezioni di Latronico, edito Bompiani, non vi ho detto le altre case editrici, comunque vabbè, non fa niente. Edito Bompiani, Le perfezioni di Latronico, breve, intenso, anche qui mi sono un po' aiutata con l'audiolibro. Mi è piaciuto, non lo so, però ho sottolineato tantissimo. Cosa dire? Mi piace lo stile di scrittura di Latronico, mi piace come descrive le cose, mi piace il suo modo di costruire le frasi, i periodi, di come fa parallelismi, di come... Cioè, proprio tu leggi appassionatamente perché proprio... Da gusto l'uso, spero di essere chiara, dell'italiano, del linguaggio, delle descrizioni che fa, cioè da gusto proprio leggerlo. Però, figlio mio, anche tu, cioè io all'inizio, dopo 5 pagine, ho detto ok, chiudo. Delle descrizioni di questo appartamento, di questa casa, nel dettaglio, così specifiche mi viene da dire da annoiare perché le prime pagine una noia, cioè dava delle descrizioni di questo appartamento dove vivono questi due, questa coppia allucinanti. Però io sono andata oltre sempre perché ho detto vabbè, ci sto facendo il gruppo di lettura, non abbandoniamolo. Perché se non avessi fatto i gruppi di lettura, con probabilità sono due libri che. Forse avrei abbandonato, ve lo dico onestamente. E poi, vabbè, col senno di poi dico, vabbè, finiamoli. Alla fine qualcosa da dire comunque ce l'avrò e ce l'ho da dire, in effetti. Allora, Le perfezioni è una storia, ma neanche troppo lunga da spiegare, perché in sintesi si parla di una coppia giovane che va a vivere all'estero, a Berlino, e ci racconta i giovani d'oggi come approcciano a una capitale europea, come la vivono, il tipo di lavoro che fanno, che è un lavoro prettamente chiuso perché è un lavoro che viene fatto all'interno delle mura domestiche, lavorano da casa, lavorano al computer, sia lei che lui, però hanno una vita molto molto all'inizio del libro, mi ero gasata, ho detto che bello sarebbe. Poi io a Berlino ci sono stata diversi anni fa, è una capitale europea che onestamente ho apprezzato perché mi è piaciuta molto. E quindi rileggere, insomma, quello che facevano i nostri protagonisti a Berlino, cocktail, cene, mostre,
vita mondana, ecco, insomma, interessante, però parlano dei loro viaggi, dei loro spostamenti, delle persone che incontrano a queste feste, parlano anche della loro crescita personale, della loro crescita personale e professionale. Poi per un periodo tornano in Italia, poi viaggiano per altre capitali europee e non vi svelo il finale perché secondo me tanto di trama alla fine è più il concetto che lui vuole. Il messaggio che vuole mandare, non tanto, non è tanto una storia d'amore, si parla semplicemente di come queste due persone vivono questa realtà lì a Berlino. Ho sottolineato qualcosa sicuramente, si parla anche della difficoltà, se vogliamo, dei giovani di oggi nel trovare una loro collocazione. Comunque, mi è piaciuto, sì, con riserva, ma aspettavo qualcosa in più, però se vi posso consigliare, vi posso consigliare di leggerlo per assaporare come è bravo magari a scrivere, proprio è piacevole leggerlo, a parte la prima parte, andate veloce, estremamente descrittiva, comunque ben fatta, dell'appartamento a Berlino dei due protagonisti, per il resto lui scrive molto bene. Però se devo dire che è un libro che mi è rimasto nel cuore, che mi è piaciuto, che no, cioè magari posso aver capito un po' di più come può essere il vivere all'estero dei giovani di oggi, eccetera, le difficoltà che possono incontrare, però onestamente non rientra nella rosa dei libri che più mi sono piaciuti quest'anno. Ora passiamo all'ultimo libro letto, quello che ho a metà in lettura è di Paolo Rumiz, che lo sto leggendo e mi sta piacendo molto, anche se impegnativo, devo dire, per il gruppo di lettura Libri Parlanti, ed è un saggio, ma ve ne parlerò in un altro video. Voi non ve l'aspettate da me perché magari è difficile che leggo questa tipologia di libri, però a volte fanno bene al cuore. Francesco Sole con Il segreto della donna più felice del mondo. Veramente si legge in 3 giorni e io, guarda, mi mancano 10 pagine, però lo do per finito e l'ho finito, mancano 10 pagine, ma lo do per finito, rientra per maggio, dai, e nelle letture di maggio. Questo è un libro di trama, semplicemente di intrattenimento e di trama, non posso dire un libro che si legge perché l'autore scrive in maniera, no, scrive in maniera semplice, diretta. Quello che mi piace di Francesco Sole è che va dritto al punto, cioè comunque lui va dritto al punto, ci sono, aspettate che ci metto un attimo il segnalibro. Ci sono tante frasi che magari posso aver sottolineato che intervallano un capitolo via l'altro, quindi ci sono delle frasi più o meno motivazionali e devo dire che si legge piacevolmente perché vuoi sapere che cosa accade alla nostra protagonista. Allora, non mi è simpatica, non lo so perché, questa protagonista, però ammetto che comunque è stato carino l'intreccio che ha fatto. Abbiamo questa protagonista che aveva una libreria di famiglia, la libreria Vanni, mi sembra, sì. Scusate che bevo un po'. Libreria Vanni a Bologna, la libreria del nonno. Lei è cresciuta in questa libreria. Perde tragicamente la nostra protagonista il padre quando lei aveva solo 23 anni. Non ricordo se la madre era già morta, comunque lei si ritrova sola a dover gestire una grande libreria. E non è un lavoro semplice, non è stato un lavoro per lei semplice, quindi si è fatta aiutare da alcune commesse e ha portato a fatica avanti il suo lavoro. Lei ha un compagno, e la nostra protagonista si chiama Selene. Vedete il nome? L'ho ricordato. Quindi Selene ha il suo compagno, che non ricordo come si chiama, che l'ha aiutata e sostenuta in questo lavoro nella libreria. Lui è, non so se un avvocato, un commercialista, forse un commercialista. E convivono e l'ha sempre sostenuta, però ha sempre detto a lei che
ci sono debiti, è faticoso, trovati un altro lavoro, vendila questa libreria, vendila, affitta, fa qualcosa perché non si può andare avanti così, abbiamo più debiti che altro, è faticoso, insomma, gli ha fatto un po' il lavaggio del cervello, via. E alla fine lei si è fatta convincere, ha venduto sta libreria, pentendosene. Però prima di vendere questa libreria, nella libreria sua è entrato un uomo e vabbè, c'è stato tipo un colpo di fulmine, dai. Dopodiché quest'uomo scompare, lei non lo vede per diverso tempo, poi non vi svelo altro, ci sarà un altro incontro con questo uomo che ha un segreto collegato a lei. Vabbè, non vado avanti. Se volete una lettura da ombrellone, estremamente leggera, non è stata male, comunque mi ha intrattenuto. Però mi dispiace, ma leggero, sì, però storie sentite, risentite, messaggi che manda ridondanti, sentiti e risentiti, protagonista, ma non va molto in fondo, cioè è andato molto più in fondo, credetemi, Vicky con ombre nella protagonista, cioè ci ha fatto una descrizione di sta donna che io mi sono innamorata di quella ragazza, ho apprezzato tantissimo come l'ha descritta nei suoi piccoli particolari. Qui, boh, ho trovato un po' banale, un po' restrittivo la descrizione di questa donna, il perché rappresenta, cioè, se tu mi dici che questo personaggio soffre nel chiudere questa libreria perché è una libreria di famiglia, non puoi solo dirmi che lei soffre, punto. Perché? Quali ricordi ha legati a questa libreria? Cosa ha rappresentato per lei la libreria? Che autori ama leggere? Cosa faceva quando stava in questa libreria di particolare che lei non può dimenticare? Cioè, io da lettrice mi aspetto che tu, scrittore, mi costruisci tutto intorno un quadro per farmi capire come mai questa donna ha questo legame così forte con questa libreria. Non, sì, vabbè, non mi va di chiuderla, è un ricordo caro che ho con la mia famiglia, appunto. Quando vengo, e non è la prima volta che mi capita, di leggere. Dove io non è che voglio lo spiegone, non è che parliamo di un giallo che voglio lo spiegone perché è successo, è stato ucciso quello e voglio capire il perché e per come voglio lo spiegone. No, io parlo di un'altra cosa. Nel momento in cui tu vai a creare un personaggio, ci fai ruotare intorno tutta la vita e la storia di questo personaggio. A me, lettore, poi fatemi sapere se siete d'accordo su questa cosa. Mi devi fare entrare in empatia con il personaggio, mi devi far capire perché lui soffre, mi devi far capire perché lui gioisce. Non mi puoi dire, ah, ha visto quest'uomo che è entrato nella libreria, piaceva il suo profumo. Da là è scoppiato tutto. Cioè, è troppo terra terra, è poco indagato, ecco, non mi viene. È poco indagato, quindi Francesco Sole sicuramente è un libro che mi sento di consigliare se avete voglia di una lettura leggera che magari un po' vi fa pensare sui rapporti di coppia, però onestamente non è che vabbè, avete capito. Allora, ora andiamo con i libri con intenzione di iniziare a leggere. Mi è stato consigliato da una di voi, se non sbaglio Irene, che saluto, Una vita bella di Virginie Grimaldi. Questo l'ho messo nella TBR estiva, mi sa tutti? Sì, li avevo messi nella live della TBR estiva e quindi ho detto perché no, proviamo a leggerlo. Vado rapida su questi libri, è una storia familiare, dicono che è dolcissima e tenerissima, ma il motivo che do per leggere questo libro è che è una delle autrici più apprezzate al momento in Francia.
Quindi, dopo cambiare l'acqua ai fiori, ora non ricordo chi è l'autrice, bla bla bla, cioè stimatissima, adesso c'è lei che è molto stimata in Francia e voglio capire il perché. Quindi, Una vita bella è una storia familiare di due sorelle che poi parlano del loro legame familiare con una nonna, con una casa da svuotare, si ritrovano e poi mi sembra che era ambientato in una zona carina della Francia che mi incuriosiva. Quindi, questo. Una vita bella, credo tra oggi o domani lo vorrei iniziare. Ho paura, io ve lo dico, ho paura se vedo che me agita, lo mollo. Stavo per dire un'altra cosa, non la dico, lo mollo. Furore di Steinbeck. Allora, in tanti mi hanno detto, leggilo, capolavoro assoluto, stupendo, meraviglioso, fantastico. E io sinceramente c'ho paura che sia doloroso. Cioè, secondo me ci saranno sì, dei pezzi dove io lacrimuccia. Però qui parliamo di alta letteratura. Come faccio io a non andare a conoscere la penna di Steinbeck? Cioè, penso che solo io non ho letto Furore, quindi leggiamolo. Non c'è l'audiolibro, credo ci sia su Storytel, ma su Audible non c'è, ci riguardo ma non c'è. Io ho questa edizione della Bompiani e piano piano me lo vorrei iniziare perché l'avevo detto che è uno dei mattoncini dell'estate, quindi Furore, ok, è uno dei libri che voglio leggere. Altro libro che vorrei iniziare stasera perché è una raccolta di racconti, quindi ogni sera un raccontino ci starebbe proprio bene. Parliamo di Carver, Tetrale. Questa è una raccolta quindi di racconti, perché ogni capitolo ha un titolo, quindi ogni capitolino ha il suo titolo, per cui suppongo proprio che sia una raccolta di racconti. Voglio approfondire Carver perché avevo letto e abbandonato, ma devo riprenderlo, un libro dove lui parlava di scrittura e mi piaceva tantissimo il suo modo di spiegare proprio le cose, per cui ho detto sicuramente anche i racconti saranno avvincenti e appassionanti, per cui Carver. Altro libro che voglio leggere, ma subito perché mi mette curiosità, tantissima curiosità. Ora voglio vedere poi, non so se c'è su Netflix, su Prime Video, voglio vedere anche il film Colazione da Tiffany. Colazione da Tiffany, io sono ignorante, non ho visto il film, non so neanche la trama del libro, non so nulla, non voglio sapere nulla, è piccino. Quindi ce la posso fare, credo ci sia l'audiolibro, ma non ne sono sicura, dopo ci guardo, ma non credo, perché voglio approcciare a Capote, Truman Capote, si dice così, e voglio approcciare a lui, quindi voglio leggere Colazione da Tiffany per poi più avanti, magari a settembre, ottobre, ha più quelle vibes autunnali secondo me, andare a leggere il suo capolavoro, che è questo romanzo d'inchiesta che appunto si intitola A sangue freddo. Quindi A sangue freddo, anche in quel caso l'hanno letto tutti, io ancora no, per cui non ce l'ho neanche, per cui me lo voglio regalare prima o poi, per poi andarlo a leggere nei mesi autunnali, per cui Colazione da Tiffany lo inizierò questi giorni. Quindi se mi seguite, se non lo fate, fatelo, seguitemi su Instagram, quindi se mi seguite questi giorni vedrete sicuramente qualche foto di questo libricino. Allora, di questi libricini che andrò a leggere da stasera in poi. Allora, io non ho più voce, finisco il mio succo, non so quanto ho parlato, ma penso di aver parlato un bel po'. Sono felicissima, ragazzi, comunque, di tutte le letture fatte questo mese di maggio, molto, molto orgogliosa e soddisfatta. Lasciatemi sotto nei commenti le letture che voi avete fatto e se avete letto qualcuno di questi libri. Io vi mando un bacione davvero grandissimo e ci vediamo prestissimo per un nuovo video.